Oggi vi mostrerò come si fa un cambio di destinazione d'uso più frazionamento da negozio a residenziale a Milano. Seguitemi. Eccola lì. Siamo qua adesso a girare. Allora ragazzi, non so se vi ricordate di via Zuretti, ok? Qui praticamente abbiamo comprato un negozio e abbiamo fatto un frazionamento in due unità, ok? Quindi, che cosa abbiamo fatto? Questa roba qui, non so se vi ricordate, proviamo a vedere magari prima. Allora, sono tornato a Milano e sono già qua a lavorare. Questa qua è via Zuretti, che è praticamente un negozio che stiamo trasformando in abitazione, ok? In realtà stiamo facendo sia il cambio d'uso sia un frazionamento. Quella che vedete lì sarà la porta d'ingresso, qua verrà fatto soggiorno e cucina e di qua la camera da letto. Questa è la parte riguardo l'ingresso. Abbiamo già finito in realtà, quindi non vi posso far vedere la parte interna dove abbiamo fatto un altro appartamento, ma che è stato già venduto, purtroppo. Si fa per dire purtroppo, perché se abbiamo venduto vuol dire che il grano, ragazzi, a casa l'abbiamo portato. Quindi questo è l'ingresso, ok? E qui, come vedete, abbiamo fatto anche l'home staging, ok? Quindi, guardate qua, giusto per far vedere ai potenziali acquirenti, ok, che cosa stanno comprando, tra virgolette. Quindi, guardate di là, ci sono ovviamente le finestre. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso l'investimento immobiliare. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Ok? Soggiornino con cucina a vista e piccola parentesi, lì, proprio in quella parte che vedete lì, è praticamente un ripostiglio in quota, ok? Molto spesso le persone quando comprano, che cosa fanno? Lo utilizzano tante volte per, cioè questa tipologia di appartamento è ottima ad esempio a uso investimento. Nello specifico le persone tante volte comprano per mettere a reddito su Airbnb, quindi affitti brevi per intenderci, ok? Cioè io dico Airbnb, ma può essere chiaramente Booking o altre cose. E quindi comprano per gli affitti brevi, ok? E quindi tante volte qui che cosa fanno? Mettono una scala, ok? E poi dopo là sopra in realtà le persone tante volte, anche se magari qualcuno storce il naso e dice ma figurati, ci vanno a dormire, ok? È così. E quindi veniamo qua da questa parte. Allora vediamo prima, vi faccio vedere prima la camera da letto, ok? Vedete qua. Camera da letto, come potete vedere. Eccoci. Ok? Abbiamo messo anche qui, tra virgolette, l'armadio. Cioè, nel senso, è ovviamente cartone, eh? Ok? Se qualcuno ancora non l'ha capito. Ok? E anche questa roba qua è cartone. Questa roba qua è un materasso gonfiabile. Ma guardate come, cioè, cambia, no? Presentare una casa fatta in questo modo, eccetera. E se voi venite da questa parte e andiamo a vedere là sopra, potete vedere che di fatto di là si può salire, ok? Quella parte verrà sistemata, ok? E invece questo qui, ragazzi, è il bagnetto, come potete vedere. Andiamo magari, riprendiamo, facciamo vedere quanto è bello il nostro bagnetto.
Top. Vi piace? Ditemelo qua nei commenti.